bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5 for service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead. I nostri telespettatori, buonasera. Stasera ci troviamo a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. Perché? Perché, Vincent? Stasera andremo a conoscere la festa dei filatelli, io in italiano, che in indialetto si dicono filatieri. Sono imparato! Filatieri. Saluto i nostri telespettatori, vai. Non ho bisogno di salutare, soltanto guardandomi loro capiranno realmente che io sono entrato, sto per entrare nel grande paradiso dove si realizza questa pasta che è veramente eccezionale. Questa sera dimmi. Festa dei filatieri. Sì. Ho detto giusto? Filatieri. Di tosto. Devi dare un rafforzativo. Cupposa. Che servono le fagiole. Quindi stasera, attenzione, stanotte. Non scurreggiare. Entriamo, dai, Vincent, dai. Siamo già, prima di entrare, sì? dobbiamo diventare una ragazza che ci farà compagnia stasera. La nostra cicerone. Sì. Non so che sarà. Però è più bella di Cicerone, no? La presentiamo, la facciamo venire qua. Vieni dai. Qua direttamente da San Pietro a Maida, giusto? Jessica! Ma intanto una domanda molto seria. Jessica con la J di Juventus o con la G? Con la G. Perché non si sa mai, eh. Te lo chiederanno in 1000 persone. Ci saranno almeno 1,5 milioni di calabresi e siciliani che stanno vedendo il nostro programma e tutti quanti volevano sapere. Ma è con la G? Sì, lo confermiamo. Cosa faremo questa sera? Stasera ci sarà l'edizione della festa dell'Ilatia di Cupposa, che è una ricorrenza che facciamo l'inizio di agosto ogni anno, all'incirca da 10 anni, dove praticamente le donne del paese prepareranno per noi l'Ilatiedri, che è una pasta fatta in casa, e noi praticamente come prologo ci occupiamo di prendere la farina e di portarla da un signore che la impasta, e poi le donne ci aiutano comunque a farla manualmente. Esclusivamente. Quindi una festa organizzata dalla Proloco di San Pietro a Maida, e ne approfittiamo per ringraziarvi a tutti per averci invitato, perché grazie a voi quest'anno questa bellissima festa la vedranno in tutta la Calabria. Speriamo. Che dice, piace. Entriamo? Sì, entriamo. Che entreremo, potete vedere già, Enzo riprende, entreremo nella trattoria La Badessa di San Pietro a Maida. Andiamo? Dai. Andiamo! Iniziamo con una canzone che 10 anni fa ha vinto il San Scemo. Fila TG. E iniziamo alla grande questa nuova puntata di Mark e Vincent a spasso col sorriso. Ci stiamo preparando. Preparando questa, la vorrei bere, ma mi dicono che serva per fare questa eccellente pasta che verrà messa all'interno della maiella? Sì, maglia. Maglia, che qua se non usi gli accenti ti pigliano per scostumatico. Vado, dimmi tu, basta, eh. Quindi questa è la prima operazione. Sì, questo è il primo passo. Primo passo. Fare questo tipo di pasta e noi la chiamiamo i filatieri. Io stasera, Vincent, ai Santi Petrisi, li vedo male con tutte queste fagioli, non so che cosa esce fuori. Vabbè, andiamo avanti.
Allora, ci vuole un po' di farina. Che tipo di farina è? Tipo, uno è tipo tenero e uno duro, di grano proprio casareccio, fatto in montagna. Quindi ce l'abbiamo dura la farina? Sì, ce l'abbiamo dura, peggio di Berlusconi. Sottolineiamolo, la farina, la farina, non capite male da casa, allora, la farina. Allora, visto che la signora ha parlato di Berlusconi, adesso lo chiamiamo, va bene? Allora, quest'anno, Cribio, la signora ha detto che io ce l'ho duro. Io ce l'ho più dura, Vincenti, ce l'ho più sì, dura. Adesso si mette anche lui con la Padania. Allora, quindi farina 00, doppio 0, 4 0. Quanti zeri ci sono in questa farina? Doppio 0. Doppio 0? Doppio 0. Ricordiamo che stasera c'è questa festa, quindi quanto farina dobbiamo... Allora, diamo quella che è la ricetta a casa. Quindi, un chilo di farina, quanta acqua? E quanto se ne prende la farina? Non è che puoi dire che ce ne vuole un quinto o mezzo. Quanto se ne prende la farina? Come abbiamo fatto adesso? Quando io ti ho detto basta, già era un pochettino pure molla, la vedi? Ma o la potevi pisare acqua, scusa? Ah, in modo di sti cosi, no. Non se siamo che avevamo le cime agricole, le cose le cime agricole. Allora, un chilo di farina tipo 00 e acqua quanto si indipiglia? Bravo. Sale? Sale niente, che andavimo abbastanza. C'è ora che abbiamo bisogno di sali minerali con questo caldo cocente. Lo so, il sale si mette nella cottura. Ah, quindi la pasta è senza... Senza il sale, sì. Allora, mo' pane a casa, signora, eh? La usavano gli antichi, non avendo altro... La farina perché coltivavano il grano. Quindi una volta macinato il grano si ottiene la farina, no? E con la farina e la fagiola crea... invece c'è un sughetto particolare? La fagiola è la fagiola bianca. La fagiola bianca. C'è chi la fa anche con la carne di maiale, si può fare anche con la carne di maiale che è buonissima, e anche con un po' di fagiola. E voi la fate semplice? Sì. La fanno molto leggera. La fanno molto leggera. È la cosa più tradizionale. Allora, ricordiamo per chi si fosse sintonizzato ora, Vincent, sulle nostre emittenti RT Calabria, canale 12, STV, canale 112 ed ST Television, canale 628. Ci troviamo all'interno della trattoria La Badessa, dove si stanno preparando i filati di... Ok, adesso andiamo in piazza per la festa. A tra poco. Sento un profumo incredibile. Non mi dire che ci stiamo avvicinando agli stand gastronomici. Sì, sì, esatto. Siamo a Largo Dante, San Pietro a Maida, e poco più avanti ci sono gli stand. Andiamo a vedere. Che Vincent. Profumo, sì, sì. Facciamoci accompagnare dalla vicepresidente della Proloco. È diventata la nostra accompagnatrice. Portici dove... da questo profumo. Si è preparato, Marche, tutta la settimana. La nostra... Vincent, la nostra Jessica ci saluta per adesso, va ad aiutare ai suoi collaboratori. Noio! Ci rivediamo dopo per la chiusura? Certo. Sì, sì. A dopo, buon lavoro. Grazie. Vincent, dimmi. C'è! Con tante domande non gli potevi chiedere se c'erano piatti di pasta pronto. Vincent, tu non ti puoi avvicinare a questo stand, sennò ti mangi tutta la pasta. Vedere cosa sta succedendo qua dietro le quinte. Buonasera, siete in onda con Mark e Vincent da Spazio col Sorriso. Il suo nome? Domenico. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Sto aggiungendo l'acqua alle padelle, così non diventa salata l'acqua. Ma in mano che si restringe. Come procede qua la cottura? Benissimo, la cottura è al dente. Al dente. La famosa coddara di rame. E poi abbiamo i pentoloni per fare la pasta. Lì sta bollendo la pasta. Qui abbiamo invece le fagiole, giusto? Le fagiole, sugo di pomodoro e fagioli della zona locale, sale e un po' di cipolle, basta. La festa che sta continuando negli anni. Ma sono 6 o 7, non mi ricordo neanche. 10 anni. 10 anni. Sono vecchio. 10 anni, tondi, quindi vuol dire che va bene. Sì, va benissimo. Alla salute. Sono contentissimo di questa situazione.
Dai, facciamo questo brindisi per i 10 anni della festa dei Filatiti. Ho detto giusto? Filatiti. Ripetiamo. Filatiti. Vabbè, io lo dico in italiano, filatelli, perché non, ci, no, non spicco no, dialetto. Non si capisce filatelli bene. In italiano. Filatelli in italiano. Poi filatiti. Filatelli in italiano. Ognuno li chiama come vuole. In ogni paese c'è la, in ogni paese c'è la sua usanza. Suono. Chiamateli come volete, ma vanno mangiati. Bravo, oh. E io direi, e a proposito, dobbiamo provare. Dobbiamo provarli in diretta. Beh. Nell'attesa di mangiare i filetti. Vincent, nel frattempo conosciamo, certo, gli altri. Io mi chiamo Vincenzo. Come ti chiami? Vincenzo, buonasera. Allora, dimmi una cosa, tu ti chiami Vincenzo? Io mi chiamo Vincenzo, il cameraman si chiama Vincenzo. Quando ci sono tre Vincenzi, che succede? Bisogna battezzare? E qui gli altri nomi li abbiamo. Andrea, battezziamo Andrea, no? No, no. No, Mimmo nemmeno. C'è il nostro conduttore, Mark. Battezziamo lui, che è novello. Mi battezzo in ogni puntata, mi battezzo. Ormai i nostri telespettatori sanno che sono ucciuccio da puntata, quando invece non è vero. Quanti all'uso? Qua pala e gira, qua pala. Ci siamo qua quasi. Ma tu che fai nella vita, un muratore? Ma che no, collaboratore scolastico. Che fai? Collaboratore scolastico. Obidello. Obidello. E come gira la pala? E come gira la pala Vincenzo? Come gira la pala Obidello? Ci siamo quasi, tra poco proveremo la pasta. Vediamo le signore che lavoro hanno fatto. Ma scusa, solo le signore. Le signore che stanno... e gli uomini. Sono mesi di preparazione, che vuoi? Però una giornata intera la dobbiamo dedicare solo per la cucina, preparare le cose. Ovviamente non avete l'aiuto di nessuno. No, andate avanti con le... tutti volontari. Solo tre cuciniamo, non abbiamo. Quante persone lavorate dietro una festa del genere? Siamo 20, 25, 30, dipende. Quindi... Perché tanti sono via perché hanno montato l'impianto, hanno montato le cose, sono andati a cambiarsi, arrivano più tardi. Poi ognuno ha il suo ruolo. Voi siete alla cottura, alla ai fornelli. Cucina, noi alla cucina. Dimmi. C'è la preparazione. C'è la preparazione, Vincent, dell'impasto, c'è la cassiera, c'è quello che sono coloro che danno, consegnano il pasto. Stanno consegnando la pasta a coloro, a tutte le persone che stanno aspettando. Facciamo i complimenti a tutta la Proloco di San Pietro a Maida. Tra poco proveremo anche noi questa buonissima pasta. Fatta in casa, ricordiamolo, fatta in casa. Il mio Vincent è partito. A quanti piattini siamo? Non li stai contando. Tu sei un altro componente della Proloco? Tuo nome? Massimo. Massimo, siamo giunti al decimo anno di questa bellissima festa. Sì, vero, il decimo anno. C'è tantissima gente. Sì, come ogni anno è ben riuscita, ogni anno speriamo sempre. Se siete arrivati al decimo anno ci sarà un motivo. Ah, un motivo ci sarà. Vuol dire che la festa funziona. La festa funziona, sì. Continua a lavorare, buon lavoro. Ma stamattina andando via ho dimenticato i guanti. Eccoli,
sì, grazie, grazie tante. Buongiorno. Scusate. Ma che sta facendo? Sì, non abbiamo appetito e facciamo quattro salti. Volevo dirvi che io in questa casa non ci vengo più. Oh Vincent, ma quanto pasta ti stai mangiando? Solo tre piatti. Ma benedica, ti tratti bene. E il nostro operatore niente. Tu non lo pensi mai, non lo pensi. Poi ti lamenti che ti fa quegli effetti strani. Rieccoci in onda dopo aver provato questa pasta buonissima. Vincent, veramente buona, complimenti a tutti. A me mi è venuta sete. Andiamo a vedere cosa c'è da bere. Perché non si mangia solamente, ma facciamolo vedere ai nostri calabresi. Tra poco vi dirò com'è questo vino. Tu no, Vince, perché tu sei astemio. Io sono astemio, ma che ne dite se andiamo a fare uno scherzo a quelle persone che stanno mangiando fila TRG? Bravo Vincent, dillo tu. Ottimo. Very, very good. Buonasera. Quindi non solo il cibo buono, ma anche il vino. Per chi si fosse collegato in questo momento, siete all'ascolto di Mark e Vincent a spasso con il sorriso. Siamo a San Pietro a Maida per la sagra dei Fila TRG e noi andiamo a fare lo scherzo promesso. Cercheremo di andare a rubare un po' di pasta fresca mentre le persone la stanno gustando. Ci avviamo, vediamo che faccia fanno e come li devi inquadrare. Vincent, lo vuoi provare un po' di vino? Ma ancora con sto vino! Ci avviciniamo con tranquillità. Stanno mangiando. Alla signora, gliela rubiamo alla signora. Secondo me hai sbagliato persona, Vincent. Secondo me. Poi. Buonasera. Buonasera. Dai da mangiare agli. Affamati. E io ho fame. Prego. Grazie signora. Grazie, grazie. E che sto facendo? Cosa sta facendo? No, guardate che non mi preoccupa per un piatto così. Ma che dolce che la signora, come si chiama? Maria Stella. Già il nome è Maria, quello della Madonna è bellissimo. Poi Stella, una stella luminosa in questo cielo. Ma il signore ti ha fatto uno sguardo strano. Secondo me stai rompendo un po' puntini puntini. Le vaianelle. Ti piacciono le vaianelle? La sagra e le vaianelle ancora la dobbiamo fare. Salutiamo tutti gli amici di Facebook, ciao. Vaianier G. Noi chiamo Vaianier G. Ah, falene chiamano Vaianelle. Noi in casa Antupiaggio chiamo Vaianier G. Ognuno se cazzo è Vaiane su, per favore. Come sta andando questa serata? È bellissima. Sono buone. Siamo tutti in famiglia qua, abbiamo il prete. Meglio di... Pure il prete! Buonasera, Don. Don Fabio, che se non sbaglio ci siamo conosciuti in altra occasione, non mi ricordo dove, ma ci siamo conosciuti. Vincent, conosciamo il nostro parroco che è concentrato a mangiare la pasta. La benedizione ve l'ha fatta? Inizio. Quindi potete mangiare tranquilli. Possiamo farla pure a voi. Faccela! Evaporo. ma dimmi una cosa allora. Tu a Mark l'hai mai visto in faccia? No. È uno molto... raccomandabile. Salute, che tu ci fidiamo. Ti devi fidare. Da quanto tempo sei in questo paese? 2 anni. Non dire bugie, Vincent. Quando è che te ne vai? Volevo dire al più presto. Fra 7 anni. Ah, fra ho capito che guai chi ne vuto a Don Fabio, vero? Vincent, abbiamo capito che cambiano ogni 7 anni i sacerdoti. 9, 9. Ogni 7 più 2, no. Ogni 9. No, ogni 9 anni. Ma ci sono i raccomandati preti? Può darsi. Lo domandiamo a Sua Eccellenza il Vescovo? Il Vescovo, sì, sì. Come si chiama il Vescovo alla Lamezia? Non lo sai. Eh no, io sono rimasto al Rimedio.
Monsignor, ecco, Luigi Antonio Cantafra. Lo salutiamo. Noi scherziamo perché siamo sempre a spasso col il sorriso, col sorriso. Beh, mangiatevi la pasta perché sennò si fredda. Io voglio sapere soltanto i nomi delle persone che sono a questa tavola. Proviamo? Varese. Varese come? Giuseppe. Beppe. Vincenzo. Passa avanti. Vince. Non fare sempre la stessa battuta. Aurora. Questa bella bimba. Mark. Maria Stella. Questo bel bimbo. Antonio. Quanto fa caldo stasera. E io voglio salutare due bimbe che sono di Taurianova, Aurora ed Edith, e saluto il papà Francesco e la mamma Carmela. Ciao. Continuiamo. Renata, e approfitto per salutare tutti i ragazzi. Guarda la telecamera. Sì, approfitto per salutare e ringraziare tutti i ragazzi della Proloco e tutti quelli che hanno partecipato, insomma, alla preparazione della sagra, perché insomma comunque è sempre molto, molto piacevole venire, e i filei sono veramente buoni. Quindi complimenti a tutti. Dove sei? Di San Pietro? Sì. Bene, hanno ricevuto San Pietro, sì, anche se vivo alla Santa Petrisa. Marche, scusa. E non è facile organizzare questa serata, ricordiamolo sempre, perché dietro un evento del genere c'è sempre tanta preparazione. C'è un grande lavoro. Ma vogliamo dire, visto che qui a San Pietro, a Maida, nelle zone vicine, ci sono diverse case di riposo, ogni tanto noi siamo andati anche alla casa di riposo San Francesco, noi inizieremo il corso di formazione dell'associazione Vola Volontari Lametini a fine settembre. Abbiamo bisogno di tanti volontari in campo perché questi possano andare nelle case di riposo presso l'ospedale, e poi da lì a qualche settimana organizzeremo la quinta scuola clown. Se volete andare a domicilio dai bambini speciali, non dovete fare altro che contattarci sulle nostre pagine Vola Volontari Lametini e Nasi Rossi a domicilio. E dopo aver ricordato il nostro corso di formazione, Vincent, lanciamo la nostra rubrica Volontariando Reti tra Associazioni. A tra poco. Volontariando Reti tra Associazioni, abbiamo qui il presidente nazionale dell'UMPLI, il signor Nino La Spina. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Cosa vorrà fare il nostro presidente per le 6.300 proloco di tutta Italia? Beh, intanto le 6.300 significa una diversità di attività e di azioni su tutto il territorio italiano, che varia chiaramente da regione a regione, avendo un filo conduttore unico, che è quello dell'animazione territoriale, della valorizzazione del patrimonio naturalistico, del patrimonio immateriale e del patrimonio materiale. Ma in ogni regione poi ci sono tante piccole nicchie, tante piccole realtà che vanno promozionate in modo diversificato da regione a regione. Il nostro compito è quello di organizzare in tutta Italia delle iniziative uniche, come facciamo ad esempio con quella sul dialetto, quindi Salva la tua lingua locale, l'unico concorso nazionale sul dialetto, quindi sulla valorizzazione della lingua e del dialetto locale, che significa riscoprire le nostre identità, riscoprire il valore di quello che è la nostra radice, anche perché ormai il nostro essere in dialetto sta modificando di giorno in giorno. Considerate che spariscono tantissime parole ogni mattina, perché vengono trasformate, italianizzate o inglesizzate. Questo significa cercare di tornare un po' alle radici. Considerate che i bambini ormai non iniziano la loro parola in dialetto, ma la iniziano in italiano, e quindi poi dopo dobbiamo fare in modo che questi ragazzi comincino anche a parlare i nostri dialetti, che poi anche la nostra diversità, la nostra diversificazione territoriale. Quindi è un progetto molto importante per il nostro compito di valorizzazione della identità culturale. Poi ci sono anche
altre manifestazioni che facciamo, da quelli della promozione dei beni culturali a quella che riguarda appunto le manifestazioni con la sagra più bella d'Italia, quindi la sagra di qualità, che vuole creare un contenitore con tutte le più importanti eccellenze che riguardano proprio la valorizzazione del prodotto tipico e la valorizzazione del territorio attraverso il prodotto tipico. Presidente, come si fa a gestire 6.300 proloco in tutta Italia? Non è facile gestire tutte queste proloco? No, non è facile perché siamo veramente tanti, però abbiamo una struttura molto ben radicata perché abbiamo 20 comitati regionali e abbiamo quasi 134 comitati provinciali, strutture locali, perché in alcune zone non ci sono i comitati provinciali ma ci sono i consorzi di Proloco, e tutta questa struttura che viene da noi seguita ci dà la possibilità di avere veramente un esercito di volontari che lavorano per strutturarci, per essere operativi nel territorio e sono a supporto delle migliaia di proloco che ci sono in giro per l'Italia e dei quasi 600.000 soci che poi effettivamente andiamo a coinvolgere. Presidente, le proloco sono attive, però so che fate tanto anche per i terremotati, per le zone terremotate. Sì, abbiamo fatto veramente tantissimo per le zone terremotate fin dall'inizio, abbiamo avviato una raccolta fondi, abbiamo distribuito oltre 380.000 euro e abbiamo realizzato un bando per la concessione dei contributi alle sedi terremotate, proprio per dare la possibilità di poter intervenire direttamente nelle zone dove hanno avuto questo problema. Grazie al rapporto con tutto il territorio, da tutte le parti d'Italia si sono organizzate delle manifestazioni a supporto del mondo del volontariato e quindi a supporto anche di queste zone che in questo momento stanno vivendo questo dramma. E il tutto è sempre in modo continuo, perché andremo anche ad aumentare questo bando che abbiamo, perché è sempre aperto, quindi raccogliamo continuamente, quindi chiunque voglia donare qualche fondo per alimentare il nostro lavoro che stiamo facendo lo può fare, basta che si collega al nostro sito e versa un piccolo contributo per realizzare degli atti concreti a favore di queste zone. No, vi faccio i miei complimenti e grazie per averci concesso questa intervista nella nostra rubrica Volontariando Rete tra associazioni. È tutto, al prossimo appuntamento. Grazie. Vincent, dopo la nostra rubrica continuiamo qui a questa festa meravigliosa. Ricordiamo che siamo a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, per la festa dei Fila TG. Ma non si mangia solamente, andiamo a vedere, sto notando il signore. Cosa c'è qua? Vediamo. Oleare extra. Pensa del paese. L'olio d'oliva, perché noi dovete sapere siamo la città dell'olio d'oliva, di conseguenza produciamo un olio di ottima fattura, di ottima qualità, naturalmente Carolea. Lo esportiamo in tutto il mondo, lo esportiamo già in America, in Francia, in Germania, un po' in tutti i paesi europei e in Italia. Lì viene valorizzato anche perché non viene venduto certo a 4-5 euro. Assolutamente, poi è un prodotto di nicchia, quindi abbiamo cercato di selezionare l'olio perché si sa, c'è l'olio extravergine e l'oliaccio extravergine. Questo non è un olio da 4 euro a bottiglia. E in più ci siamo diletti a fare un prodottino particolare, un olio extravergine di oliva aromatizzato, valorizzando sempre prodotti della nostra al limone. Calabria, al limone, al bergamotto e al peperoncino e all'aglio e peperoncino. Prodotti. Guarda, io se non sono un po' invadente, mi devi dare l'occasione di provare quello aromatizzato al limone. Al limone lo puoi usare su tutte le in tutte le salse, dal risotto al limone, quindi dal primo, e sul secondo, soprattutto carni bianche e pesce. E ti diletterai a mangiarlo perché è qualcosa di veramente particolare. Altro che olio tunisino! Ma poi quelle aziende imbroglioni, non vogliamo fare i nomi a telecamere accese,
quelli che ci hanno fatto passare l'olio extravergine dicendo che era extravergine e poi era clorofilla. Clorofilla, quello sarebbe già una chicca, ma passare il lampante o il raffinato per extravergine d'oliva, perché l'olio extravergine di oliva, cioè quello di alta qualità, con i polifenoli naturalmente, deve avere una qualità organolettica tale da essere definito extravergine d'oliva. Fino a quando politicamente non si vuole fare una certa scelta oculata e mirata a valorizzare il nostro olio, purtroppo troveremo oli extravergine di oliva cosiddetti nei supermercati a 4 euro, cosa che non è possibile avere naturalmente. Ma quando mettono extravergine a 3 euro, ma ricordate che state bevendo una bevanda, nemmeno mangiando. Assolutamente, io consiglio di prendere a quel punto l'olio di semi, sicuramente qualitativamente è migliore rispetto a quello che vanno a comprare a 3-4 euro, perché è impossibile avere un olio extravergine di oliva di ottima qualità a quel prezzo. Non è possibile proprio averlo, soprattutto quando lo commercializzano già imbottigliato e tutto quanto il resto. Per cui diffidate da quelle attività che vendono l'olio a quel prezzo. Il suo nome? Io sono Varrese Vincenzo e sono amministratore dell'Oleare Extra. Quindi per tutte le info, se vogliono provare il vostro olio, basta andare su www.olearextra.it e troveranno il nostro olio in tutti i modi e possono averlo direttamente a casa senza nessun problema. In più abbiamo fatto una chicca per tutti quelli che vengono qui in Calabria, sempre i nostri extravergini aromatizzati, valorizzati da un lavoro artigianale in argento, difatti lo abbiamo chiamato cuore d'argento, affinché questi possano portare a casa un po' del nostro cuore calabrese, con appunto gli oli aromatizzati al bergamotto, su bottiglie particolari e fatte con manifattura naturalmente artigianale e certificata. Quindi invitiamo tutti i nostri calabresi ad andare a visitare questo sito, ripetiamo il sito, www.olearextra.it. Complimenti e buona serata. Buona serata anche a voi. E poi più tardi passeremo per provare l'olio del cuore. Grazie. Noi continuiamo con Marco e Vince da Spazio col Sorriso. Stiamo conoscendo questa bellissima festa. Tra poco si ballerà. Ma la signora mi sembra un viso conosciuto, Vincent. Ero lì? Ma mi sembra già di averla vista. Sì. E ci volevi la tia? Sì, eccola, eccola. E passiamo avanti a chi non li ha fatti i filatieri. Il suo nome? Il puff è bellissimo, Andrea. Il puff. Andà mangiati però. No, ancora devo mangiare ancora. Ancora. Ah, quindi ha pigliato la birra come aperitivo? No, siccome ho dato un bicchiere per assaggiarlo, il collega là. Ho dato un bicchiere di vino. Andiamo a prenderle anche noi. Sì, mi raccomando che c'è una lunga fila, se volete vi raccomandiamo io e Mark. Comunque sono piaciute, giusto? Belle, sì. Il vino com'è? Il vino è anche bello. È buono il vino, buono. Tutto buono. Quindi la serata sta andando bene. Vediamo che va bene, sì. Che vino avete provato? Questo è qui vino bianco. Vino bianco, sempre. Amatus. Il meglio vino. Però mi raccomando, non guidate stasera. Eh? No, io abito qua. Abito qua vicino. Non mi ma non è che va nella gara cura cariola, no? Tanto potete passare pure a piede in casa qua. A piede, però attenzione che dopo 2 litri si comincia. Già si comincia. 2 litri non è possibile. Ah, non ne bevete 2 litri? La signora prima diceva, cosa dicevate prima? Sono buone che le leggiamo noi. Cioè, sono casarecce, fatto con le proprie mani. Sicuro! Comunque sono veramente buone, complimenti, l'abbiamo assaggiate prima. Siete bravissime, continuate così, buona serata! Ma vedo un viso conosciuto qua. Mr. Pachi, direttamente dalla Mesia Terme, Pasquale Giudice. Pasquale, buonasera, ma noi solo in questa occasione ci vediamo. Questa la puoi vedere già. Ah, solo in questa occasione ci vediamo, come mai? Chissà perché? Dove si mangia, trovi me. Allora, dovete sapere, amici calabresi, che Mr. Pachi, dove si mangia, dove c'è la musica, è sempre presente, ovviamente
si porta sempre accompagnata sempre dalla moglie, la nostra amica, l'amica Anna. Anna Maria, ma ho dimenticato Maria. Questo è l'effetto del vino. Lo sento qua, non posso nemmeno mangiare. Questo che è l'effetto? Questo è l'effetto del vino, mi hanno fatto calare. Sì, mi hanno fatto calare un litro di vino. Ne ho già mangiato una quadra. Tutti questi ministri che fanno queste leggi pericolose, no, chi beve non può guidare. Io ma le mogli possono bere però. No. Allora guida la moglie che è seria. Io più ubriaco che mia moglie seria. No. Ah, Mr. Pag, i mogli sono precaritura, sono ubriaco. No, meglio io ubriaco che mia moglie seria. Comunque quindi salutiamo tutta la città di Lamezia Terme. Saluto a voi, grazie. Ma vedo un capo tavola familiare, un peso familiare. Di peso. Ma sbaglio, era a Campo San Giovanni. Mi sembra di averlo visto, ma non era in giallo, eh? Non era in giallo. Che colore era? No. In blu era, se non sbaglio. Forse è in blu, che dimagrisce il blu. Andiamolo a salutare. Questa sera ufficialmente è a dieta, perché non ti fai una montagnetta da fare tua? Non ho capito. Stai vedendo qualcosa? C'è soltanto un peperoncino. Ma quel coltellino a me mi preoccupa. Ma ieri sera che hai mangiato? Perché qua qualcuno stava malignando. Ieri sera abbiamo mangiato una cosa che non mi ricordo mo come si chiamava in dialetto. Era una specie di focaccia con dentro delle olive, cose. Però non mi ricordo. Una pitta. Una pitta. E a proposito di pitta, l'8 di agosto c'è una sagra a Falerna Paese. Ah, Falerna Paese. Ma è organizzata dalla Proloco? No, dal gruppo Eventi Falerna. Allora non ci vengo, non mi interessa, io vado solo a quelle delle Prologo, che sono le sagre più belle della Calabria. Su questo ci potete scommettere. E com'è il saluto degli amici della Prologo? Topros. Che vuol dire? Non lo sappiamo, ma lo scopriremo presto. We'll be right back.
microfono il presidente della Proloco di San Pietro a Maida, Fabrizio Azzarito, grazie. Benvenuto davanti alle nostre telecamere. Allora, dai, sta andando bene questa sì, festa? Sì, sì, risponde bene. Guarda, che, guarda quanta gente sta ancora aspettando. Hai visto? Siete andati a vedere dietro? Sì, sì, siamo andati a vedere prima. Veramente, hai un grande staff, dei grandissimi collaboratori. Infatti li ringrazio sempre. Adesso lo faccio pubblicamente perché sono grandissimi. Oltre ad avere un grande staff, abbiamo un grande cuoco. Mimmo è grandissimo. Ma anche le donne, abbiamo visto prima come hanno preparato con amore questa pasta deliziosa. È vero, è vero. Stavo arrivando anche a questo. Oltre ad avere un grande staff, un grande cuoco, abbiamo anche delle grandi, grandi, grandissime donne. Vengo a presentare. Avete delle bellissime ragazze, presidente. Quella è la cosa più bella che abbiamo. Le ragazze, ma non solo alla Proloco, a San Pietro a Maida abbiamo le ragazze più belle della Calabria. È vero, confermo, perché su Facebook ho tantissime amiche di San Pietro a Maida. Perché non fate Miss Proloco? San Pietro a Maida? Io ve la vengo a presentare. Perfetto, questo. E io ve la vengo a condurre. In giuria. E magari lo fanno anche presidente. Può essere. Io sono raccomandato qua. Va bene, a San Pietro. Purtroppo sì. È vero. Comunque, decimo anno, non sono pochi 10 anni. Sì, sono tanti. Beh, e c'è stato un grande lavoro dietro, quindi arrivare a questo significa proprio, è la tradizione, è tutto, siamo arrivati proprio a fare una grande cosa. Sta arrivando gente anche da fuori, è la cosa che ci piace a tutti quanti. Comunque, ricordiamo da quanti elementi è composta la Proloco di San Pietro a Maida. Da quanti elementi? Siamo in 13 totale, presidente più 12 persone. Per chi volesse magari aggiungersi? Sì, si può tesserare ogni anno tranquillamente e quindi diventa un socio Proloco, per poi quando si va a cambiare... Avete una pagina Facebook? Anche abbiamo una pagina Facebook. Quando si vanno a cambiare gli organismi più alti, poi entreranno magari a far parte anche del direttivo o eventualmente presidenti e vicepresidenti. Comunque ti do una bella notizia, la gente vi ha fatto i complimenti. Bene. La pasta è piaciuta, si stanno divertendo. Voi l'avete mangiata? Quindi noi ti facciamo pure i complimenti, vi facciamo i complimenti. Grazie, quindi grazie. Queste secondo me sono le soddisfazioni più grandi. Marche, dei complimenti anche a questa bella ragazza che è al fianco. Adesso andremo a conoscere. Lei pensa che scappa con noi. Con noi non puoi scappare. Scusami un attimo. Intervistiamo questa bellissima ragazza perché tu devi sapere che noi siamo a spasso col sorriso e il tuo sorriso è meraviglioso. Hai mai pensato di iscriverti in un'associazione di volontariato per aiutare le persone? Certo, sì, è una questione che mi preme tanto e i giorni d'oggi c'è tanto bisogno di dare una mano e la Proloco è stata una delle associazioni principali che mi hanno incoraggiato a dare un contributo alla popolazione e devo dire che ogni anno con le nostre attività riusciamo a far rispondere bene il paese ed è sempre più unito, quindi sono delle soddisfazioni che bene o male negli anni ti portano tanta gioia e ammirazione anche dalla gente perché noi lavoriamo per loro, quindi sono tante soddisfazioni. Dicevo il tuo nome? Alessandra. Alessandra, quanto tempo ci sei nella Proloco? Sono 3 anni che faccio parte del direttivo ufficialmente. Proprio il direttivo? Sì. E che ruolo ricopri? Io una parte integrante come tutti gli altri, noi abbiamo le varie mansioni, c'è il presidente, il vicepresidente. Per caso avete due vicepresidenti? No. Ne abbiamo fregato, ne abbiamo due vicepresidenti. Ma la conosci la nostra associazione? No, non la conosco. La nostra si chiama Vola Volontari Lamitini. I Nasi Rossi, lei conosce. Siamo noi. Bene, ne ho sentito tanto parlare. E la nostra trasmissione nasce anche da questo, principalmente. Abbiamo sentito che c'è un gruppo di San Pietro a Maida che vorrebbe fare volontariato con l'associazione Vola per andare poi nelle case di riposo. Noi siamo andati 3-4 volte alla casa di riposo San Francesco e non è detto che con tanti altri giovani possiate dare un aiuto concreto a queste persone che vivono anche la solitudine. È vero, ma io penso che a prescindere da dove si abiti, se la comunità vuole rispondere può fare tutto. Alla fine nell'Ametino siamo tanti giovani che vogliamo dare una mano, perché non farlo se la gente ha bisogno e può sorridere anche per questo. Bravissimo Alessandro, noi stasera qui ci stiamo divertendo, stiamo mangiando. Esatto, sì. Purtroppo non tutti hanno questa possibilità. È vero. Tramite la clown therapy, la terapia del sorriso, cerchiamo di strappare un sorriso e allo stesso tempo di fare compagnia alla gente. E infatti è da ammirare tutto questo. Ci sono molti che cercano di non far vedere che ci sono problemi. Sai quanti bambini non possono uscire perché sono malati? Ed è un dovere di tutti
di tutti i giovani, ma anche i meno giovani, andare a casa di queste creature e dargli veramente la terapia del sorriso. Grazie a voi possiamo far vedere questa bellissima festa in tutta la Calabria, non solo Sicilia, anzi in tutto il mondo. Grazie, perché a noi ci vedono in tutto il mondo tramite streaming. Beh, con digitando RT Calabria streaming e su YouTube, quindi stasera vedranno questa bellissima festa in tutto il mondo. In tutto il mondo. Grazie a voi che ci avete. Grazie, io vi ringrazio a voi di essere stati qui, e la vostra gentilezza, il vostro impegno. No, grazie a voi per la splendida accoglienza. Grazie ragazzi, grazie. La pasta era veramente buona, vi facciamo i complimenti, continuate così, perché i paesi come i nostri, questi piccoli paesi come San Pietro a Maida e non solo, hanno bisogno di queste cose qua. Bellissimo, vero, vero. E grazie a voi, grazie alle Proloco, grazie all'associazione, si portano avanti queste tradizioni antiche. E voi servite per portarli, per farli vedere alle altre. Quindi invitiamo tutti i calabresi che non sono potuti venire quest'anno a questa bellissima festa, ricordiamo la festa dei Hilatia e di Cupposa, di venire il prossimo anno qui a San Pietro a Maida in provincia di Catanzaro. Benissimo. Questo bellissimo paese, a visitare questa festa, perché ne vale veramente la pena. Vi aspettiamo veramente, grazie, grazie anche a voi, grazie. E come dicevo sempre noi, sempre a spasso sorriso. Col sorriso, come quello di Alessandra. Grazie, e noi continuiamo. Ma avete notato come il nostro Mark fa il baccalà con le donne? Vincent, ma qui ancora la fila continua. Io volevo fare il tris, ma c'è una fila incredibile. Partiamo dall'ultimo. Buonasera. Vabbè, buonasera. Sei l'ultimo, mi sa che devi dovrei aspettare almeno tre quarti d'ora. Che dice? Oh, che gli ultimi saranno i primi. Magari, magari. Il tuo nome? Sandro. Sandro, cosa abbiamo preso qua? Vediamo. Abbiamo preso 7 bottiglie di acqua, 1 bottiglia di vino e 6 porzioni di pasta. Abbondiamo. Hai delle intenzioni serie stasera? Vabbè, sì. Con altri amici, purtroppo. Di dove sei? San Pietro a Maida. Quindi conosci questa festa? Beh, diciamo di sì. Hai partecipato in altre edizioni? Altre edizioni anche, non sempre però, perché purtroppo il lavoro non mi consente di stare sempre a casa, però diciamo che la maggior parte delle volte ci sono sempre comunque stato. E che bellissima serata, stasera si mangia bene, sicuramente. La musica, tantissima gente. Sicuramente. Un complimento alla Proloco di San Pietro a Maida. Sicuramente lo dobbiamo fare, lo sono meritati. Ci vuole tutto e se lo meritano tutto quanto. Anche perché la pasta sicuramente sarà più buona come i soldi anni, sicuramente. Aspetterei i tuoi 45 minuti, noi continuiamo con le interviste. Andiamo avanti. Buona serata. Buonasera. Lo sa che deve aspettare almeno mezz'ora? Forse più. Ma quando la pasta è buona ne vale la pena. È giusto. È come quando corteggiare una bella donna, no? Uno gli sta dietro a chi le dice graziate o no? È giusto. Rispettiamo una tradizione, che è una bellissima manifestazione che si fa qua. Dove c'è gusto? Non c'è? Perdenza. E noi cosa vogliamo avanti? Dire ai nostri calabresi? Che vogliamo dire? Rispettiamo le nostre tradizioni, rimandiamo avanti di anno in anno, sempre di continuo. Quindi invitiamole per la prossima edizione. Ma sì, sicuramente, la prossima e quelle che verranno ancora in futuro. Buona serata, divertitevi. Mark, ci sono delle signore che stanno ridendo a crepapelle. Buonasera, possiamo sapere l'argomento della risata? Scusi signora, stiamo parlando con lei, come mai stava ridendo? No, io volevo sapere perché ridavate. Per mia sorella. Per sua sorella, è la cassiera. E vediamo se fa pagare. O se c'è. Di più. Vediamo. E beh, la sorella. E quindi non la farei pagare, dai. Ah, deve offrire lei. Vi rendete conto cosa comporta avere una sorella? Scusa. Ma secondo te, ma perché uno deve andare a ballare quando veramente possono far ballare la propria panza? Ma guarda come sono belli questi tre signori, guarda. Uno, due, tre. I tre da chiazza. Mimico, i vostri nomi. Mimico, non siete qua. Non siete qua, siete a Roma. Sì, parlate con loro. E come ti chiami? Romano. Romano, siete a Roma. E si chiama Romano? Romano, sono da Roma. E tu come ti chiami? Romano.
Roma. E sei di Roma. E questi ne stanno pigliando poco cubis. Io sono Felle San Pietro a Maida. Cioè, precisiamolo, San Pietro a Maida. Ma non l'avete provata la pasta? No, oggi no. Siete in dieta? No, non è che sono in dieta, mangiare le quattro che oggi non mangiai. Ah, quindi la sera leggero. Ma nemmeno un bicchiere di vino vi siete fatti? Niente. È una ballata, ce la facciamo. Una ballata, io ho una gamba rotta. Hai capito, Vincent? Come ci va bene Mark agli anziani, si è visto? Mannaia. Mannaia. A chi volete salutare? No, come saluto? A nessuno. A San Pietro a Maida. San Pietro a Maida. San Pietro a Maida. Salutiamo a tutti San Pietro a Maida. San Pietro a Maida. Grazie. Ciao. Ma vuole fare ballare in anziano, poverino, che è stanco. E lui ha detto, andiamo e balliamo. Battuta, no, devi rompere il ghiaccio, Vincent. No, tu ci hai rotto le scatole, no, ghiaccio. No, poveraccio. Com'era bello. Il signore si è raccomandato, non più di 5 minuti. Ah. Ti siamo antipatici. Pensavo che lei era di qua. Io pensavo che era uno che ci voleva sedere qua, no? No, no. Ah, ha stipato un posto anche un nipote. Sì, sono andato a prendere i gelati. Sono andato a mangiare, no? Eh sì, bello, si sta benissimo stasera, no, a parte il caldo, però la serata è molto bella. Molto bellissima. Il nome di questo giovanotto? Suo nome? Giuseppe. Famiglia Sonetto. Salutiamo tutta la famiglia. Scusate, ce l'avete qualche nipote da fidanzare? Ce l'ho tutti fidanzati. Vediamo, vieni qua. Già fidanzati. E allora che dite che sono nipoti? No, c'è tutti miei. Ce n'ho solo uno. Però se può, scusa. Quindi è il suo nipote preferito. Giuseppe. Ce n'è un altro là, vedi. Vieni qua. Vogliamo l'altro nipote, Francesco. Però Giuseppe, se si lassano. Attenzione, Vincent. Potrebbe essere anche per il nostro Mark che sta cercando una fidanzata. No, non voglio rimanere single. No, non credo. Che non sono altro che belle ragazze. Guarda, mia cognata è di San Pietro a Maida e ne approfitto per salutarla. Ciao Antonella Mancuso. Ah, la conosco. Quindi salutiamo a mia cognata. Saluti. Ci conosciamo tutti San Pietro, chi siamo che non siamo. Sante Petrisi. Ci conosciamo tutti. Ricordiamo dove si trova San Pietro a Maida, è un paese della provincia di Catanzaro, a pochi chilometri dal Mar Tirreno, paese in collina. Anche se stasera fa caldo anche qui. Bellissima, è una bella. Pensavo che trovavo una temperatura diversa dal mare. Invece no. Invece fa più caldo qua che a mare. Ma un qualcosa Mark. Che vi ha colpito di questa serata? Come? Cosa vi ha colpito di questa serata? La compagnia, la nobile festa che facciamo. Mark, io vorrei fare una domanda a Giuseppe, la signora si chiama? Marianna. A Marianna, come vi siete conosciuti? Ah, bella domanda. Se lo staranno chiedendo tanti calabresi in questo momento. Contane! Ci siamo conosciuti che abitiamo vicini, qui a questa strada qua, vedi? Lei aveva 13 anni e io 17. E il lupo! Abbiamo fatto il 28 dicembre 50 anni di matrimonio. Oltre 6 anni di fidanzamento. Quindi avete 60 anni. 56 anni che stiamo insieme. Ma com'è? È una persona dolce, sì. È romantico, E... Ogni quanto glieli porti i fiori? I fiori? Una volta ogni tanto. Una volta all'anno, mi ha detto la moglie. Anzi che glielo fa il regalo. Comunque questo è il vero amore, Vincent. Amore. Ve lo date un bacio in diretta? Un bacio, dai. Chiudiamo in bellezza. Questo è il vero amore. Dai. Ce ne vediamo tanti, ma in diretta no. Fai così.
Grazie, salutiamo. Siete stati simpaticissimi e buona festa. Grazie, grazie anche a voi, tante belle cose, mi ha fatto piacere. E lei di dov'è? Anche a noi ha fatto piacere, noi siamo di Falerna. E mi raccomando, sempre a spasso, col sorriso. Che tavolo di giovani, che tavolo di giovani. Non fate i timidi in televisione. Iniziamo qua da questo bel macio. Bello, mo dai. Vabbè, dal macio. Meglio, meglio. Bellissimo. Ogni scarafone è bella mamma sua, è la fidanzata, è la se fidanzata. Non l'avete capito, allora. Domanda qua come sta andando la seratina. Intanto come ti chiami? Mattia. E la tua fidanzata? Caterina. Catherine? Sì, esatto. Da quanto tempo lo sopporti? Volevo dirti, sei fidanzata? Da più di 2 anni e mezzo. Fra poco c'è la crisi del terzo anno, perché con la riforma che ha fatto il governo Renzi, dalla crisi del settimo anno si è portata alla crisi del terzo anno, quindi o vi sposate o vi lassate, va bene? Ok, va benissimo. Va bene, andiamo avanti, tu hai detto che smette, perché devo smetterla? Non ho capito. Ma lui è il fidanzatino, no? No. Tu la fidanzata non ce l'hai? No. La vuoi? Magari. Allora fai un appello. Fai un appello in televisione, vai. Noi abbiamo, veramente, ti posso garantire che 36... Non fallo girare, Vincent, fallo girare verso la telecamera. No, non ci vuoi fidanzare, tu ti vuoi fidanzare. Allora, se la trovo va bene, se no, amen. Allora, fai un appello. Ti chiami? Appello non ne faccio. Appello non ne faccio. Ma come ti chiami? Marco, trovato. Marco Trovato, quindi... Che bel nome che hai, io sono Marco in arte Mark, bravissimo, bel nome. Ma tanto non c'è un terzo Marco. Fai complimenti a mamma e papà. Sì. Comunque Marco Trovato sta cercando una figliola che sia nel raggio di 30 km, va bene? Va benissimo. Ma una di San Pietro l'ha trovata? Ancora no, stiamo cercando in giro. Sta cercando in giro, quindi se c'è... Ma tu fatichi? Ancora no. E allora chi vuoi pigliare a fare? Scusate. Ah, scusa, no, Vincent. Vincent. E se lo scrive una ragazza, una bella ragazza romana, de Roma? Anche de Roma. Parte, ecco. Sei disposto a partire? Il nostro Marco... Bella donna, si fa questo e altro. Il nostro Marco Trovato è disposto anche a trasferirsi a Roma. Ma andiamo a vedere dall'altro lato chi abbiamo. Il tuo nome? Aspetta che è impegnato a mangiare. La scarpetta te la sei fatta? Prima casa fuca! Il tuo nome? Race Point. Come? Che è Dragon Ball? Che... Mettici qualche effetto strano qua. Che sarà secondo meritato, me è un Pokémon. Ah no, mi chiamo Antonio Azzarito. Antonio Azzarito, ma sei parente al presidente? A Fabrizio Azzarito? Sì, sì. In arte Race Point. In arte? Ma tu sei il nome d'arte, oh! La pasta era buona? Abbastanza. Si vede, si vede. Ma tu sei fidanzato pure? Non sei fidanzato? No. Quindi vuoi trovare la ragazza? No, è single. Single, viva, viva i single! Un commento su questa serata? Vogliamo un commento da un giovane? Il giovane è lui, io sono... Un commento, il tuo nome? Nicolas. Nicolas, un commento? Sono buono. Cosa ti è piaciuto di più di questa serata? Chiamoli fissi, chiamoli fissi. Grazie raga, buona serata. Abbiamo capito che qui a San Pietro a Maida ci sono tanti ragazzi scapoli, quindi se ne volete approfittare, care signorine, potete venire la domenica mattina andando alla messa, invece di andare alla Mezzia Terme, vi potete fare un giro qui a San Pietro. E qui continua la bella musica. Fabrizio, una domanda, il nome del gruppo? Taranta Band, sono di Filadelfia, lui è Santino, è bravissimo. Veramente bravi, veramente bravi. Ci facciamo anche a loro i complimenti. Bravi, bravi, sì. La vita camminata è di una guardia, conducami in lume con la sottiglia, conducami in lume con la sottiglia. Per me fermare c'è la Villanova, di turchi sulla yoga nel primera, io di tacestina bella figliola,
di nuovo catica, ma stilla chiara, di nuovo catica, ma stilla chiara. E tanta notte luna, palla la bella figliola, e danza col vento, con l'onda dei lumari, e danza col vento, con l'onda dei lumari. Fabrizio Gazzarito, dove ci troviamo in questo momento, diciamolo agli amici che ci stanno seguendo da casa? Siamo nel cuore di San Pietro a Maida, siamo precisamente nel Palazzo della Cultura, l'ex scuola elementare adibito a mostre e quant'altro per quanto riguarda la cultura di San Pietro a Maida. Vogliamo andare a vedere cosa sta succedendo dentro, cosa, perché mi hanno detto, un uccellino mi ha detto che c'è una mostra. Ci sono delle mostre, più mostre. Questa sera ci sono, c'è l'arte pirografa e poi c'è una signora che fa tutto all'uncinetto. Andiamo a visitare queste mostre. Andiamo, Vincent? Questa sera voglio provare anch'io ad esibirmi con l'uncinetto perché so fare la catenella. Entriamo. Entriamo, prego. Prima il presidente e dopo Mark. Seguiteci. Siamo entrati all'interno, ripetiamolo. Nel Palazzo della Cultura di San Pietro a Maida. Qui sulla destra, sulla nostra destra, abbiamo una mostra di pirografia, come dice il cartello, l'arte del fuoco che accarezza il legno. Possiamo entrare. C'è una signora che si sta lisciando i capelli. Buonasera. Buonasera. Funghi, perché non ha piovuto. E questo signore con il pirografo, Vincent, ci sta. Io ne approfitto per salutare il gruppo micologico naturalistico Lametino, perché siamo stati con loro e fra qualche settimana avrete modo, amici di Calabria, di vedere anche la puntata per i 15 anni del gruppo micologico Lametino. Il signore si chiama Andrea Azzaritto. Andrea Azzaritto, ma tutti Azzaritto siete qua a San Pietro? Sono una grande famiglia. Sono autodidatta, nel senso che non ho mai frequentato scuole d'arte, quindi lo faccio a livello così di hobby, di divertimento. Quindi una mattina mi sono svegliato. Non business. Quindi ci siamo alzati, una mattina abbiamo detto dobbiamo usare il pirografo. Sono in pensione, felicemente in pensione, e mi ci dedico a questa arte, diciamo che è un'arte molto antica, molto più antica della pittura. Un'arte che è nata? È nata molto antica, molto più antica della pittura questa, perché non esisteva nemmeno il ferro quando è nata la pirografia. Pensate un po', amici di Calabria. Riscaldavano le pietre, e con le pietre bruciavano il legno. Ma è bravissimo, complimenti. Grazie. Complimenti al signor Azzarito. Ma ecco, siete un appassionato di funghi. Lo scopo mio principale, siamo appassionatissimi di funghi, io e mia moglie ci perdiamo nei boschi. Ma quanto ce l'avete il tesserino? Sì, certo. Io ce l'ho in tasca e se non mi credono... Io non lo posso tenere in tasca adesso. Quando andiamo a funghi lo portiamo con noi, insieme a noi. Ma quanto tempo occorre per realizzare un disegno del genere? Questo lo sto facendo così... Così, un passatempo. Ma più o meno quanto tempo ci vuole per realizzare... Una giornata, un paio di giorni questo. Un paio di giorni. Perché noi, lavorando dalla mattina alla sera, quelli no, che quelli sono più complicati. A me piace assai la ritrattistica, piacciono i ritratti. Lo scopo mio principale di queste mostre sono cercare di portare alla luce prima di tutto questa tecnica, perché è sconosciuta. Almeno... E perché non insegnarlo ai giovani? Ecco, lo scopo mio principale è proprio questo, sulla mia biografia, se la leggete, è proprio questa, cercare di portarla alla luce per vedere se nascono talenti, perché possono essere delle opportunità di lavoro anche per i giovani, per i nostri ragazzi. Togliere i ragazzi di mezzo alla strada, prima di tutto, lo scopo mio principale è questo. Io sono in pensione, quindi lo faccio a livello così di hobby e di passatempo, non è che lo faccio. Quindi si lavora sul legno? Sì, si lavora solo sul legno, oppure sul cuoio si lavora questo, però si crea il disegno. Per chi volesse imparare, come vi può contattare? Avete una pagina Facebook? Lo diciamo in televisione? C'ho la pagina Facebook, sì. Come si chiama la pagina? Andrea Azzarito. Sì, perché faccio ritratti anche su richiesta, no?
E noi Marco e Vincent ci faremo fare un bel ritratto, mi raccomando, con lui devi imbrogliare, lo devi fare più bello. No, io sono già bello, Vince. Come vi chiamate? Io sono la moglie dell'artista. E si chiama? Perrida. Io sono Mauro Veronica. Ah, noi abbiamo una cosa in Vincent, comune, abbiamo un qualcosa in comune, non certo i capelli. Allora. Non certo gli occhiali. Nome. No. Non certo il cognome, il mio è Nicastri, il vostro è? Perry. I funghi. Vabbè, quello penso sia una passione per parecchi. Una passione per parecchi. Io amo i gallinielli. L'emozione che si prova quando si va a cercare funghi. Al di là se uno ne trova uno o dieci e poi stare a contatto con la natura. Sentire quelle vibrazioni poi. Ma siete iscritti a qualche gruppo micologico? No. No. E fatelo, io faccio parte da 6 anni del gruppo micologico Lametino ed è fantastico. Sarà qualcosa. C'è? Chi è il cognato? Varano si chiama. Varano. E dopo la passione dei funghi della signora Perry, qui invece vedo dei capolavori fatti ad uncinetto, ma non è la signora Perry ad averli realizzati. Ma è questa signora qui, Vincent. Anche i ferri, lavori a calza si chiamano. Ripetete il vostro nome? Mauro Veronica. Da quanto tempo li fa questi capolavori? Da una decina d'anni. Complimenti. Una cosa che mi piace, mi soddisfa e li faccio. In tutte le cose ci deve essere la passione. Pazienza, soddisfazione, poi alla fine quando sono belli e pronti. Possono contattare a qualche parte ad un numero telefonico oppure il Facebook? Il numero di telefono no, non ho una numero, pagina, non ho. Niente, quindi dovete venire per forza a San Pietro a Maida e domandare alla Proloco, così avrete tutte le info. Ci rifaremo. Grazie, siete veramente. Grazie a voi. Siete tutti bravi. Siamo quasi al termine di Marco e Vincent a spasso con il sorriso. Ultimissima intervista, siamo con Sandro Gullo. Sandro Gullo è una persona che segue la nostra trasmissione Marco e Vincent a spasso con il sorriso. Voglio farvi i complimenti per la trasmissione e per quello che date alla Calabria con questa trasmissione. Anche perché è un modo diverso, no? Perché i calabresi sono sempre con tanti pensieri, noi invece cerchiamo di fargli passare quell'oretta in maniera spensierata. È vero, anzi devo fare i complimenti anche per quello che fa per il sociale, la seguo anche per la sua attività nel sociale, faccio veramente dei complimenti vivissimi dal profondo del cuore. Noi iniziamo i corsi di formazione a fine settembre e già qualche adesione di qualche amico di San Pietro a Maida l'abbiamo avuto, chissà magari si aggiunge anche il nostro amico. Nella vita tutto è possibile, ho tantissimi impegni, sono un dipendente comunale, in parrocchia svolgo un ministero come accolito, dipende tutto dalla volontà di Dio, mettiamo tutti al servizio del Signore. Comunque San Pietro a Maida è una bella cittadina, organizzano tante belle serate, stasera abbiamo avuto la festa dei filatelli in italiano, in dialetto i filatelli. Filatelli. Detto. Quindi è un paese molto attivo. Sì, San Pietro è un paese molto vivo. Formato ho visto che ha un bel programma estivo. Sì, formato da 4.200 abitanti. Questa sera dobbiamo fare i complimenti alla Proloco, a Fabrizio Azzarito e a tutti i suoi componenti per la bellissima serata che propongono alla comunità di San Pietro a Maida e a tutti gli emigranti che sono ritornati per le vacanze estive nella nostra comunità. E noi li salutiamo a tutte, salutiamo tutto il mondo perché le nostre puntate poi le vedranno in streaming con su RT Calabria oppure su YouTube, seguendo la nostra pagina Facebook Marco e Vincent a spasso col sorriso. Noi ti ringraziamo, sei stato veramente gentilissimo, grazie per i complimenti, cosa ti piace di più della nostra trasmissione? La vostra simpatia che noto con grandissima soddisfazione. Mi ha fatto diventare rossa. E noi sta sito Sam, sito Nargo. Con grandissima soddisfazione.
Grazie, grazie. Ok, grazie. Grazie a voi. Buona serata. Buona serata. E chiudiamo in bellezza questa puntata a San Pietro a Maida in compagnia della Proloco di San Pietro a Maida. Se ricordiamo dove siamo stati, a San Pietro a Maida, provincia di Catanzaro. A San Pietro a Maida in compagnia della Proloco di San Pietro a Maida. Siamo stati a San Pietro a Maida, provincia di Catanzaro. Ah, tutto tu la slu. E noi si deve sorbano mai dei. A soppo. Maida Fabrizio ci hai fatto conoscere tantissime cose stasera, dal buon cibo al buon vino alle mostre, abbiamo visto di tutto. E le belle ragazze sempre. Le belle ragazze, sottolineiamolo sempre. Comunque Vincent, salutiamo i nostri calabresi, ricordiamo dove siamo stati. Siamo stati a San Pietro a Maida, provincia di Catanzaro, per la festa dei Filatieri. Ce l'hai fatta. Pupposa. Ci vediamo alla prossima edizione. Un saluto a tutti. Ciao. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5.